Le periferie del mondo e dell'uomo è un posto dove l'uomo si sente abbandonato, lasciato solo, non soltanto da Dio, ma anche da se stesso. La speranza di tutta la nostra vita è nel fatto che proprio in quel luogo dove noi non siamo neanche più interessanti per noi stessi, la bellezza, l'imprevisto e cose che riguardano, che hanno a che fare con il nostro cuore, ci vengono incontro. Proprio quando ci sembra che la nostra speranza è distrutta e che il nostro desiderio ci ha abbandonato, allora possiamo scoprire che Dio e il destino non ci lasciano, non ci abbandonano. Che ci spalancano un mondo che è più grande del mondo della nostra attesa. L'attenzione a questo mondo è quell'arte che ogni uomo deve vivere. L'arte dell'umiltà, l'arte dell'attenzione alle cose semplici, quotidiane, ed è l'arte di incontrare l'altro.